Siamo con Bomber Ciuffa, che milita ovviamente nel Cori Montelepini, in una partita che è stata davvero splendida sotto ogni punto di vista. Avete cercato in tutti i modi di ottenere una vittoria che, per quello che insomma avete fatto nel secondo tempo, forse meritavate anche, ma hai trovato comunque davanti a te un Fontemaggi davvero clamoroso dal punto di vista insomma delle parate che ha fatto. Fontemaggi è incommensurabile a volte, quindi fa la differenza in queste categorie. Il portiere è tanto e lui l'ha dimostrato oggi a pieno titolo. Noi ce l'abbiamo messa tutti, siamo una squadra nuova, giovane, con tanti ragazzi che stanno alle prime armi nel calcio a 5. Noi vecchietti cerchiamo di dare il nostro supporto, facciamo quello che possiamo, insomma. Ti abbiamo visto anche molto impegnato in panchina nelle volte in cui appunto non eri presente sul terreno di gioco, a cercare di caricare, di motivare i tuoi compagni di squadra. L'impressione è che i punti che avete fatto finora non sono quello che meritate davvero, insomma, anche alla luce della prestazione di questa sera. C'è qualche rammarico su qualche azione, su qualche gol magari mancato, parate, sbagliato da parte nostra. C'è tanta ingenuità e poca esperienza nella nostra squadra. Cerchiamo di partita dopo partita cerchiamo di mettere un tassello in più nel nostro bagaglio, e sperando di arrivare a fine campionato con un bel risultato soddisfacente. Siamo con Fontemaggi, che è stato davvero decisivo, una saracinesca, praticamente hai parato tutto, hai subito due soli gol, ma praticamente sei stato determinante in tutte le situazioni della partita. Questo vuol dire che probabilmente la tua squadra oggi forse non ha giocato il suo miglior match. Qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista innanzitutto è quello di ringraziare i ragazzi dell'Ele, che mi danno la possibilità ancora di stare in campo, perché comunque è difficile per un ragazzo di quasi 41 anni ancora mettersi in gioco e mettersi a confronto con dei ragazzi che sono ormai diventati dei giocatori. Il Lele è una grande squadra, grandi giocatori, e quello che manca è semplicemente un pochino di esperienza, che comunque si fa giocando. Per quanto riguarda la mia prestazione, sono contento per il semplice motivo che è derivata da quello che i ragazzi mi trasmettono: tranquillità, sicurezza. Sono un gruppo fantastico, sicuramente quest'anno ci divertiamo.